Vediamo come fare. Nella schermata di avvio facciamo partire tenendo premuto il tasto Shift. Attendiamo il caricamento. Adesso andiamo in opzioni avanzate per Ubuntu, recovery. Attendiamo il caricamento del sistema, della recovery di Ubuntu. Questo poi dipende dal tipo di memoria e dal vostro computer. Attendiamo ancora. Vediamo se riesce a mettere a fuoco. Adesso andiamo a passo una shell con privilegi di root, invio, e dobbiamo andare a modificare questo file. Di default qui è presente un cancelletto. Come vedete sta scritto che decommentando questa linea forziremo la login screen nell'uso di Xorg. Quindi a noi andiamo a decommentare questa linea, salviamo, usciamo, infine riavviamo il sistema. Adesso Ubuntu verrà caricato correttamente.